Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio di The Letter. Andiamo subito avanti. L'ultima volta praticamente siamo rimasti con Hannah e il suo fidanzato, suo marito anzi, mi sa. Non mi ricordo. Vabbè, comunque avevano litigato perché lui è come sempre uno stronzo. Quindi, vediamo un po' che succede. Ah, praticamente lei aveva cacciato lui dalla camera da letto e lui sta cercando di farsi aiutare dal coso, dal maggiordomo. Non si può, diciamo, convincerla a non essere arrabbiata. Quindi vado a preparare una seconda camera da letto. Ok. Allora, praticamente non so se è una cosa buona che siamo rimaste, cioè è una cosa buona perché lui è uno stronzo, però non so se è una cosa buona che siamo rimaste da sole in una camera di notte. Ok, lei si butta nel letto. Nessuno sarà qui a giudicarmi comunque, giusto? Nessuno è qui a dirmi cosa devo fare. Sì. Mentre mi addormento posso sentirli sussurrarmi. Che cazzo? Posso sentirli che mi sussurrano? Che cazzo? Aiutami, che cazzo? Che mi chiamano. Mi vogliono. Hanno bisogno di me. Mi annegano. Mi fanno soffocare nella loro stretta fino a quando annego. Mi aspetta un abisso profondo. Mi chiamano da lì, giusto? E io voglio aiutarli, voglio davvero. Ma quando provo a allungare la mia mano, qualcosa mi tira indietro. No, che cazzo. No, raga, no, no, che cazzo. Oddio, no. Che infarto, cazzo. Non c'avevo neanche le cuffie perché me lo sentivo. Io torno alla superficie con. Prendendo tutta l'aria da sola nel letto e senza che Luke mi prenda le coperte, sono piena di sudore. Sia io che il letto siamo un disastro, ma voglio solamente alzarmi e prendere dell'aria fresca. 26 ottobre, mercoledì. Questi ultimi giorni sono passati velocemente. Non abbiamo parlato molto, Luke e io, a parte per le necessità. Infatti abbiamo parlato solamente dell'acquisto della casa. Siamo stati così occupati che non ho nemmeno parlato a nessuno ed è molto stressante. Quindi si può capire che io ho bisogno di una buona chiacchierata, preferibilmente con un pranzo. Ok. Praticamente ci sono un sacco di persone che stanno portando i mobili, quelli. Posso sentire Luke che gli urla dall'altra stanza, assicurandosi che nulla sia preso alla leggera. State attenti. So che le vostre foto sono incorniciate con della plastica, ma queste sono state incorniciate da legno nero africano. Lo continuerei a sentire che si lamenta anche se fossimo uno dall'altra parte della villa. Vorrei veramente ringraziarti per avermi invitato per colazione, signorina Wright. Ma ho già mangiato, quindi devo tornare al lavoro. No, sei arrivata presto. Sicuramente non hai mangiato bene.
Il nostro maggiordomo ha fatto un qualcosa, non so che sia. Si sieda. E io andrei nella sala da pranzo, ma adesso è in disordine. Arriva il maggiordomo con un vassoio e apparecchia la tavola. Ci sediamo in silenzio. Mentre ci viene servito un piatto. Ok, ho fame ora. Come va il progetto? Ah, intanto Luke qua urla. Beh, è veramente una sfida. Praticamente bisogna incorporare una villa, insomma, datata. E la funzionalità di una casa moderna. Ho delle idee che mi piacerebbe suggerire. Ah, praticamente lei sta organizzando tutte le camere extra per i suoi amici. Sì, tipo c'è un'amica che ha dei bambini, quindi sta organizzando tutte. Però allora, raga, Anna è una brava persona, è carina, è simpatica. È Luke che è uno stronzo. Non faremo in tempo a finire prima, dopo il party. Prima del party, però dopo che sarà finito, probabilmente sarà pronto, quindi dobbiamo solamente muovere i mobili. Sì, vabbè, non andare di fretta. Assicurati solamente che sia presentabile. Ovviamente. E per la cucina che volevi, ho già negoziato, per praticamente i fornelli. Ok. Ho un amico che sarebbe in grado di personalizzarli in modo che abbiano lo stesso aspetto dei mobili, dei banconi che rimpiazzeremo. Li porteranno oggi. Oddio, Luke che rompe i coglioni. Eccellente. È stato veramente bellissimo, sta andando tutto alla grande. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho lavorato in qualcosa di così, un progetto così grande. Ultimamente vivono tutti in praticamente o condomini o appartamenti e è tutto identico lì. Credimi, è veramente una cosa nuova per me. Non che noi vivevamo in un condominio prima di questo. Beh, non lo intendevo come insulto. Io. Va bene, cara. Guardati. Ti stavo solamente prendendo in giro. Lui che voleva che quella. Voleva quel condominio quando ci siamo sposati. E poi. Ringraziarlo anche per aver comprato questo posto. Sembra confusa. Ovviamente ha il diritto di esserlo. Senza dubbio lei ha sentito che ho insistito per comprarla e mi ha visto anche firmare le carte. Praticamente lei ha detto che non farebbe un acquisto così grande senza la sua approvazione. E lei ha detto, va bene, ho capito. È tutto quello che hai da dire? Sì, non sarebbe appropriato commentare ulteriormente. Non è professionale. Non professionale. Non posso fare a meno di lasciare andare un sospiro profondo mentre metto la forchetta dentro il piatto. Non volevo qualcosa di professionale. Voglio qualcuno che sia d'accordo con me oppure. Qualcuno che mi rimproverà. Le risposte neutrali sono veramente noiose. Non ci sono discorsi da fare. Il cibo è molto buono.
Ovviamente il nostro staff della cucina usa gli ingredienti più freschi, solamente il meglio per il Wright. Anche, ma il signor Wright non si unisce a noi? No, è troppo occupato a urlare alla gente. Si è anche rifiutato di unirsi a me per colazione prima, quindi capisco. Le mie scuse. Non so che tipo di risposta ti aspetti da me. È frustrante. Io sono frustrata. Soprattutto nei confronti di Luke. Ma le sue risposte neutrali e professionali sono veramente... mettono veramente rabbia. Sei un umano con dei sentimenti e delle opinioni, giusto? Allora, non dirmi che vuoi essere professionale quando stiamo semplicemente chiacchierando amichevolmente a colazione. Non voglio parlare solamente di interior design e detesto delle conversazioni da parte di una sola persona, Marianne. Ma non so cosa dire, signorina Wright. Non stavo parlando di nulla in particolare, Luke. Stavamo parlando di Luke. Del fatto che non voleva fare colazione con te? Del fatto che mi tratta come se fossi una specie di tesoro? Non avevo realizzato di averlo urlato. Ora c'è un silenzio sbalordito. Nascondo la faccia dietro le mie mani e posso sentire che mi tremano le spalle. Respira, mi dico, calmati. Ma è veramente difficile. Che bella l'im... No, vabbè, ragazzi, che bella. Adoro l'arte di questo gioco. Poi Anna è bellissima, però anche Marianne è bella. No, vabbè, ragazzi, è troppo bella. Tutto troppo bello. Salvo un attimo. Dovevamo... Ah, praticamente ha detto che lui non l'ama più e probabilmente non l'ha mai amata. Probabilmente il nostro matrimonio è solamente stato per salvare la sua compagnia e il suo essere benestante. Perché? Perché? L'ho detto di nuovo a voce alta? No, non va bene, è inaccettabile. Prima... giravano con voci del genere le vere ragioni per il nostro fidanzamento. Ma se qualcuno sapesse di questo, i matrimoni combinati per mandare avanti potere politico e finanziale erano una cosa comune prima. Mi ricordo che ero innamorata di lui e ci sono delle volte che mi aveva detto di essere anche lui innamorato di me, anche se non sono sicura che quella fosse la verità. Comunque, non voglio che il nome di Wright o il nome degli Evans sia tirato giù nel fango a causa di una cosa che mi è scappata così. E se Marianne ne parlasse, allora la minaccio oppure le chiedo di rimanere in silenzio? Glielo chiedo ovviamente perché Marianne non mi sembra una tipa da sparlarmi. Oltretutto, minacciarla non mi sembra il caso. Ok, allora ho migliorato credo la relazione con Marianne. Sì, perfetto. E mi sa che ho fatto pure una scelta importante. Vediamo un attimo. Ok, sì. Va bene. Ok. Marianne è una brava persona, vero? Finora è stata veramente ragionevole, anche verso le richieste ridicole di Luke. Molto paziente e professionale. Forse solamente a causa dei suoi affari. Oppure è in grado di capire che le cose non sono così semplici come sembrano. Certamente... Posso parlarle?
Non dirò niente, signorina Wright. Non sono. Non è che sono solamente obbligata in modo contrattuale, ma andrebbe anche contro i miei principi. Non sono gli affari miei e dovrebbero rimanere fra voi due. E fra chiunque tu voglia chiedere consiglio. Per favore, Marianne, devi capire. Questo è un genere di affari. Se qualcuno lo dovesse sapere, potrebbero metterlo sotto la luce sbagliata e sarebbe tutto rovinato. Tutto quello che ti chiedo è il tuo silenzio. Se devo essere franca, signorina Wright, non è una cosa nuova per me. Non sei la prima e sicuramente non sarai l'ultima con cui devo parlare di cose complicate. A meno che quello che stai facendo è illegale, allora non dirò niente. Posso fidarmi di lei? Ti ringrazio. Continuiamo a mangiare in pace. Quando la porta si apre, Marianne e io siamo sedute in silenzio. Signorina, le fotografie da Luxury Living sono qui. Gli do solamente un cenno con la testa. È stato veramente un pasto delizioso, Marianne. Sei libera a tornare ai tuoi doveri. Io vado. È stato un piacere mio. E grazie per il cibo. Mentre sceno di sotto, riguardo indietro e vedo Marianne che mi dà un piccolo sorriso. Certamente mi tira un po' su. Ok. Ah, devo fare un'intervista con Luxury Living oggi. Sì. Le persone hanno sentito che abbiamo acquistato una nuova villa. Allora, praticamente i terreni della villa sono una delle prime cose che devono essere sistemate, a parte le camere da letto. Ok. Praticamente lei già si immagina i fiori piantati. Sta parlando di Zack. È difficile non vederlo. È un uomo gigante che sicuramente non c'entra niente con il resto della villa. E il grande zaino e borsa che ha con lui lo fa sembrare molto più grande. È una strana vista vedere qualcuno così grande, diciamo, che maneggia delle cose con così tanta attenzione. Signorina Wright, giusto? Io sono qui, Zachary Steele, ok, per praticamente l'intervista a Luxury Living. Spero che lei non abbia aspettato troppo. Ma sembra che vi stiate ancora trasferendo. Pensavo che mi fossi sbagliato col mio calendario e fossi venuto qui troppo presto. Sembri familiare, ci siamo incontrati? Ok. Ero con Isabella, la sua agente immobiliare. Quando ha fatto venire la casa. Ah sì, giusto. Immaginavo che lei era la signorina Wright. L'unica e la sola. Benvenuto alla villa Wright. E sì, siamo nel processo di trasferirci.
Ma non sarà un problema. Dov'è il resto della tua crew, signor Seal? Zack va bene. Comunque ci sarò solo io oggi, non si preoccupi. L'ho fatto per molto tempo. Beh, sì, allora sicuramente sei un veterano. Ok, veterano? Beh, lei è troppo gentile, signorina Wright. Anna, se io ti devo chiamare Zack, allora tu hai il permesso di chiamarmi Anna. Va bene. Comunque, non sono un veterano, ma conosco abbastanza bene la mia telecamera per renderlo, per fare un buon lavoro. Ok. Zachary mi prova infatti che posso fidarmi di lui. È molto gentile e cortese, mi ascolta e mi segue, mentre io lo porto intorno alla casa. È veramente un tipo a posto e tratta lo staff della nostra casa molto bene. Rispondo alle sue domande meglio che io posso. E lui è paziente abbastanza da rispondere alle mie appena mi incuriosisco. Allora, praticamente lui ha portato con sé delle cose, degli oggetti decorativi per abbellire le stanze mentre faceva le foto. Probabilmente voi avete delle cose migliori che io posso usare. Praticamente attraversiamo le stanze una alla volta e praticamente vanno in quelle dove non c'è gente. La sala da ballo ha bisogno ancora di preparazioni. Ci sono un po' di problemi all'inizio perché è uno spazio molto grande e aperto e nella foto c'è troppa luce. Bella la casa, se non fosse infestata. Ok, immagino che le fotografie debbano essere veramente una cosa importante per lui, giudicando da come sembra a suo agio mentre le fa. Parliamo un po' mentre lui scatta le foto. Ok. Vedere qualcuno che pratica con così tanta passione la sua arte lo rende una cosa eccitante. E attraversare tutte queste stanze è stato un bel esercizio per entrambi noi. Nonostante questo, lui è stato veramente gentile. E mi ritrovo a mettere su il mio sorriso migliore. Ma mentre stiamo facendo le foto, praticamente all'ingresso, tutto si ferma per un momento, solamente un momento. E se non stessi prestando attenzione, non l'avrei neanche notato. No, vabbè, raga, che cazzo? No, raga, inquietante. Zachary? Non c'è risposta. Zach, c'è qualcosa che non va? Lui abbassa la sua camera e fissa qualcosa dietro di me prima di scuotere la testa. Oddio, raga, no, è troppo inquietante sta cosa. Non vedo nulla che possa aver preso la sua attenzione. Oh, non c'è nulla che non va. Mi sono ricordato qualcosa, ecco tutto. Torniamo alle foto. Ti puoi muovere un po' a sinistra? Ok,
Rispondo a malapena questa volta. C'è uno strano peso sulla mia schiena ora. Si ferma tutto. E quando riparte tutto, riesco a parlare. Sì, sei sicuro? Non so cosa sia appena successo. Probabilmente è stato solamente un momento strano. Sto bene. E ha detto che lui sta bene. Continuiamo allo stesso ritmo di prima. Quindi questo è un lavoro a tempo pieno per te? No, di solito faccio tutto, praticamente è un lavoretto, part-time per le riviste, giornali e eventi, ma non posso chiamarlo un lavoro a tempo pieno. È divertente e diciamo, mette il cibo in tavola, ma non è quello che voglio fare veramente, almeno non tutto il tempo. E cosa vuoi fare allora? Forse mi sto impicciando dei suoi affari. Mi pento di averlo fatto. E dei film, dei documentari. Ma la cinematografia è molto più difficile della fotografia. Stavo lavorando su questa cosa. Quale cosa? Beh, non è stata una cosa molto grande. Alle persone è piaciuto molto Blue Fonse. Alle persone non gli è piaciuto un film sui colori. Suppongo che gli sarebbe piaciuto Blue Bebè molto di più, non capisco. Molto divertente. Io non capisco queste battute perché il francese l'ho studiato per 2 anni, ma non mi ricordo un cazzo. Quindi, vuoi dirmi di cosa parla questo Blue Fonse? Lui esita, ma quando mi rifiuto di continuare a insistere, lui dice: Blue Foncé, la plus sombre de noir britannique. Ok, proprio ho capito tutto. Dark blue, ok, praticamente blu profondo, le ore più buie dei britannici neri, ok. Parla con passione. Ok. C'è esperienza mentre parla. Gli avrei voluto dire che è fantastico quando parla, se solamente non fossi stata così presa da quello che stavo dicendo. Pregiudizio e discriminazione nelle scuole e nei posti di lavoro. Ha parlato delle persone di colore, che venivano trattate come cittadini di seconda classe, tutto a causa del colore della loro pelle. È molto triste. Ok. Mi dispiace, mi sono fatto prendere. Va bene, ero veramente affascinata, dal vederti parlare delle tue passioni. Dovresti vedere come ti si illuminano gli occhi quando parli di queste cose. Hai degli occhi molto belli. No, ragazzi, Anna si mette con Zachary e Holyship, ok? Sempre meglio di quello stronzo di Luca che dovrebbe morire, sinceramente. Ti ringrazio. Vorrei dire che capisco come si sente, ma non è così. Sono nata con un cucchiaio d'argento nella mia bocca e ho vissuto una vita fantastica. Non è stata perfetta, ma le difficoltà sono state veramente poche, comparandole a quelle delle altre persone. Certamente non so come sarebbe stato se fosse tutto differente. Avrei incontrato comunque Luke se non fossi stata così ricca. Allora, io direi di concludere qui questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto, soprattutto per questa scenetta Zack per Anna. No, vabbè, io ci scherzo, però, cioè, non sono male come coppia, adesso che ci penso. Cioè, non. Allora, Zack è una persona fantastica. Credo che sia il mio personaggio maschile preferito di questo gioco. E lo adoro, è simpatico, è carino e tutto. Però
E Anna, insomma, si merita di meglio rispetto a Luke, quindi sì, dai, è una bella coppia, shippiamoli, ok? Fatemi sapere se la pensate come me. Lasciate un like, un commento se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!